Salve e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il Science News. Iniziamo le notizie di questa settimana con una riguardante l'astronomia. In un nuovo articolo è stata riportata la scoperta di un pianeta davvero particolare. WD-1856b è un pianeta 14 volte più massiccio di Giove. Esso ruota intorno a una nana bianca, ovvero un corpo celeste molto denso che si forma in seguito alla morte di una stella simile al nostro Sole. Questa nana bianca, ormai morta da milioni di anni, è poco più grande del nostro pianeta, ma ha una massa circa 100.000 volte superiore. Quindi WD-1856b, circa 7 volte più grosso di questa nana bianca, potrebbe essere il primo pianeta scoperto a essere sopravvissuto alla morte della propria stella. Nonostante le origini di questo bizzarro sistema planetario siano poco chiare, esso è senza dubbio uno dei più interessanti scoperti finora. Altra notizia di questa settimana. Le attuali specie di capodogli, appartenenti al clade Physeteroidea, sono gli ultimi superstiti di un gruppo che in passato era molto variegato. La recente descrizione di un fossile proveniente dal Miocene del Perù ha portato all'identificazione di una nuova specie, ossia Raficetus valensiae. Con una lunghezza stimata di circa 5 metri, si tratta di uno dei fisseteroidi più basali, informazione utile per comprendere le caratteristiche dei membri più antichi di questo gruppo. Caratteristica saliente di questo genere è il rostro particolarmente sottile e più lungo della mandibola, sprovvisto di denti nella parte anteriore. Gli studiosi ritengono che questa assenza di denti, unita ad altre caratteristiche del cranio, come la presenza di denti piccoli e molto numerosi, indichi che Raficetus si cibasse prevalentemente di prede piccole e veloci. Altra notizia di questa settimana, sempre riguardante i mammiferi marini. È stata descritta una nuova specie del clade Desmatophocidae. I suoi resti sono stati rinvenuti sulla costa centrale dell'Oregon, negli Stati Uniti. Desmatophocidae è stato il primo dei quattro grandi gruppi di pinnipedi comparsi nel record fossile. La nuova specie, denominata Eodesmus condoni, è rappresentata da un cranio quasi completo. Le analisi filogenetiche indicano che Eodesmus è il desmatophocide più basale mai ritrovato. Nonostante ciò, esso condivide dei caratteri con gli esponenti più arcaici del lignaggio delle foche, caratteri stranamente non riscontrati però in nessun altro desmatophocide noto. Nonostante la scoperta, ci sono ancora poche prove a sostegno della monofilia e quindi della stretta parentela tra odobenidi, otaridi e focidi all'interno del gruppo dei pinnipedi. Ciò non ci consente ancora di risolvere l'intricata storia evolutiva di questo clade e il percorso che li ha portati a sviluppare gli adattamenti allo stile di vita acquatico. La nuova specie ci racconta però quanta importanza ebbe per la diversificazione dei primi pinnipedi l'innalzamento delle temperature durante l'optimum climatico del Miocene medio. Passiamo a un'altra notizia di questa settimana. L'espansione via mare delle popolazioni scandinave tra il 750 e il 1050 d.C. fu causa di uno dei più grandi cambiamenti etnici nella storia. Un nuovo studio, grazie all'analisi genomica sui resti di 442 persone ritrovate in Europa e in Groenlandia ed appartenenti alle popolazioni della cultura vichinga, ci rivela nuove e importanti informazioni. Si è scoperto che i vichinghi non furono un gruppo etnico unitario ed omogeneo. Infatti, ci furono all'interno di esso diverse influenze genetiche da parte di popolazioni provenienti da zone più a sud ed est rispetto alla Scandinavia. Infatti, la popolazione era divisa in tre principali sottogruppi che iniziarono a colonizzare diverse aree d'Europa e delle zone limitrofe. Le popolazioni vichinghe svedesi ebbero grande influenza sui territori del Baltico, della Polonia e della Russia. I vichinghi danesi ebbero grande influenza sulle popolazioni dei territori dell'Inghilterra, probabilmente gli stessi che arrivarono anche in Europa meridionale, mentre quelli norvegesi si spinsero a ovest, influenzando le popolazioni dell'Irlanda e colonizzando persino Islanda e Groenlandia. Lo stesso studio rivela che la percentuale di persone con i capelli biondi all'interno della popolazione dei vichinghi era minore rispetto a quella della popolazione scandinava di oggi. Ma il fatto più interessante che emerge è che i vichinghi non erano capaci di digerire il lattosio. Il gene della persistenza della lattasi si è diffuso nella popolazione scandinava in modo repentino solo a partire dall'ultimo millennio. Altra notizia riguardante l'antropologia. Oggi sappiamo che l'Africa fu la culla dell'umanità, dal momento che i resti dei più antichi esseri umani provengono proprio da quel continente. Tuttavia, le modalità con cui gli uomini migrarono anche fuori dall'Africa restano oggi un mistero,
in quanto i dati paleontologici che raccontano l'evento sono estremamente scarsi. La descrizione di tracce fossili ritrovate in Arabia, attribuibile a uomini e altri mammiferi, può offrire nuovi indizi su questo evento. Queste tracce sono state lasciate entro depositi lacustri nella regione più interna della penisola araba. La datazione di tali sedimenti ha permesso di definire come le tracce siano state lasciate tra 121.000 e 112.000 anni fa, durante quello che è stato l'ultimo periodo interglaciale prima dell'attuale, situato tra le glaciazioni Riss e Würm. L'analisi dei sedimenti e delle diatomee fossili presenti all'interno permettono di definire l'ambiente di deposizione come un antico lago povero di nutrienti, situato all'interno di una prateria semiarida. Le tracce fossili comprendono orme lasciate da numerosi animali, quali elefanti, camelidi, equidi, bovidi e anche ominidi. Le forme di questi ultimi sono state riconosciute come impronte del piede di Homo sapiens sulla base della morfologia del piede, ben preservata nel sedimento. È quindi ipotizzabile che le tracce siano state lasciate durante una migrazione e che sia gli esseri umani che gli altri animali si siano fermati nei pressi del lago esclusivamente per abbeverarsi. Infine, il fatto che lo stesso lago sia stato utilizzato da così tante specie diverse dimostra ulteriormente come la migrazione dei primi uomini fosse intimamente legata alla migrazione degli altri animali. Altra interessante notizia di questa settimana. I sebecidi sono un gruppo di crocodilomorfi terrestri lontanamente imparentati con i coccodrilli attuali che vissero in Sud America durante il Cenozoico come predatori all'apice della catena alimentare. Membri emblematici del gruppo sono Sebecus e il massiccio Barinasuchus, lungo circa 5 metri. Dal momento che fino a poco tempo fa i resti fossili di questi animali erano presenti solo in Sud America, si è ipotizzato che questo gruppo fosse proprio endemico di quel territorio. La scoperta avvenuta questa settimana di un nuovo sebecide permette però di riscrivere totalmente la storia evolutiva del clade. Infatti è stato scoperto in Spagna un nido di sauropodi titanosauri risalente a circa 66 milioni di anni fa. Tale nido però non presentava soltanto uova, ma anche i resti fossili di uno strano rettile terrestre lungo circa un metro. L'animale, rappresentato da una porzione di cranio e dalle ossa delle zampe anteriori e posteriori, è stato identificato come una nuova specie di crocodilomorfo terrestre predatore, denominato Ogrisuchus furatus. Tramite lo studio dei fossili e del sito di ritrovamento, è stato possibile definire che l'animale si trovasse al nido al momento della morte e che non fosse stato trasportato lì secondariamente. Questo permette di dedurre che Ogrisuchus si trovasse nei pressi del nido per nutrirsi dei sauropodi appena nati. La cosa più interessante di questo rettile riguarda però la sua posizione filogenetica. Esso infatti è stato classificato come membro del clade sebecide. Questo rende Ogrisuchus non solo il più antico sebecide noto, ma anche il primo sebecide noto da un luogo diverso dal Sud America. Il ritrovamento di un sebecide in Europa alla fine del Cretaceo, quando ormai il Sud America era lontano dall'Africa e dall'Europa, implica che l'origine dei sebecidi sia antecedente alla separazione di Africa e Sud America e che questi fossero equalmente diffusi su entrambi i continenti. Dall'Africa poi questi sarebbero migrati verso l'Europa e da questa radiazione sarebbe nato Ogrisuchus. Forse, con nuovi scavi nelle località fossilifere ancora inesplorate, sarà possibile avere sempre nuove informazioni sulla storia evolutiva di questo incredibile e affascinante gruppo di rettili. Ultima notizia di questa settimana. I cavalli rientrano senza dubbio tra gli animali che hanno influenzato maggiormente la storia dell'uomo. Grazie ai cavalli, l'espansione di culture, lingue e mercanzie è avvenuta rapidamente, mutando così il corso della storia. Nonostante la domesticazione di questi animali sia un argomento così importante, sappiamo ancora molto poco a riguardo. L'Anatolia è considerata la regione dove probabilmente la domesticazione di cavalli si verificò per la prima volta. Questa teoria è stata però confutata da un nuovo studio, dove è stata condotta un'analisi paleogenetica sui cavalli dell'Anatolia e del Caucaso. Lo studio, supportato da basi genetiche e storiche, ha dimostrato come i cavalli di queste regioni siano stati addomesticati su larga scala solo intorno al terzo millennio a.C. Bene, le notizie di questa settimana sono finite. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a lasciare un like. Se invece vuoi sostenere noi ed il nostro lavoro, iscriviti. Se già l'hai fatto, ti ricordo invece di accendere la campanellina delle notifiche, in questo modo non ti perderai nessun video. Inoltre ringraziamo i componenti del team Mattia Iuri Messina, Luca De Florian, Fabio Mongiovì, Antonio Miaila e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon inizio di settimana.
E vi ricordo che, come sempre, il video di oggi è stato approvato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.